In questo periodo di mascherine, probabilmente quella che ho è da eleggere come miglior mascherina dell'universo, ma a parte gli scherzi, abbiamo oggi davanti agli occhi una Renault Captur. Renault Captur, un vero e proprio SUV, direi, ovviamente del segmento B, 4,23 m di lunghezza. Mi piace come è stato ridisegnato rispetto alla prima versione, che era un pochino più fumettosa. Vedete che il comparto anteriore è molto più massiccio e anche la calandra dà proprio una bella idea di possenza, esattamente come le venature sul cofano, che su questo rosso e sotto questo sole raccolgono una serie di riflessi che piacciono. Piace anche la firma luminosa, la vedete, la solita C nel nostro caso. Al contrario, e vedete lo pneumatico che ha una spalla sufficiente per garantirci un certo comfort, lo scopriremo poi in fase di guida insieme ad Andrea. Le calotte degli specchietti retrovisori sono a contrasto e sono esattamente come il nostro tetto, che è completamente nero. Bello il passaruota e adatta la luce che abbiamo sotto la nostra vettura per consentirci anche magari di fare qualche strada bianca, anche se non abbiamo la trazione integrale. Ingresso keyless, sedili in tela, un interno che si fa apprezzare per alcune scelte stilistiche interessanti, come la plancia flottante, cioè questa plancia sospesa sotto la quale c'è un piccolo vano per andare a mettere i nostri oggetti. E per quanto riguarda in generale la linea anche esterna, abbiamo una cromatura che sottende a tutti gli specchi e che finisce nella parte posteriore. Sedili posteriori, con il divano che riesce a scorrere su una slitta aumentando la capacità del bagagliaio da una parte, oppure il comfort e l'abitabilità di bordo. La cosa molto bella secondo me, la novità molto interessante secondo me, è rappresentata dal posteriore, che ammicca sicuramente a un'utenza femminile, e in questo non c'è alcuna valutazione in negativo, anzi, ci sono vetture che sono giustamente tagliate in questo senso. Mi piace moltissimo il gruppo ottico perché abbraccia la carrozzeria, ma soprattutto perché riprende i gruppi ottici anteriori. Bagagliaio che si apre ovviamente manualmente. Diciamo che forse l'unico problema è l'altezza di carico, che è un po' elevata, anche se poi abbiamo un unico pavimento. Andrea vi ha fatto vedere che c'è anche una tasca sotto. Si parte da 536 e si arriva ovviamente a circa 1275 litri. Per cui, ragazzi, una vettura che si presta a svariati utilizzi e che adesso andiamo a guidare in compagnia di Andrea. Luca, è vero, strizza l'occhio al pubblico femminile, ma a me il design di questa nuova Captur piace. Avrei preferito avere in prova la ibrida plug-in, ma il motore di questa comunque 130 cavalli, 1300-240 Nm, mi ha convinto, è bello brioso, ci sta, sostiene bene la macchina. Quello che ti dico subito non mi ha convinto è il cambio. Non che sia lento, è un doppia frizione, 7 rapporti. Ma in fase di ripartenza in città, poi dimmi la tua se anche tu l'hai notato, è sempre brusco, cioè accelera i boom, ti dà quella colpettino che ti dà fastidio e poi è un po' stupido, cioè non è proprio intelligentissimo. È veloce perché poi se vai a mettere un manuale e utilizzi le palette dietro al volante è un cambio che ti cambia velocemente, senti, quarta, tac, quinta. Allora, diciamo che da quando dai il click della cambiata a quando cambi ci mette quel secondino, però poi la cambiata è veloce, ma l'ho trovato non troppo intelligente. Sì, non troppo intelligente, come dici giustamente tu, un filino vomitina quando riparti perché non hai mai. C'è l'impressione che ti viene a dire: dai, dai, andiamo, dai, dai. E poi ti dà subito, quindi Sì, fai quel tac e parti. esatto. Ci sono le modalità di guida che si attivano cliccando questo pulsante MySense Sport Eco o una modalità configurabile. La cosa che mi è piaciuta, oltre al fatto che cambia un po' il carattere, ovviamente non cambiano le sospensioni, cambia la risposta all'acceleratore, lo sterzo, è la possibilità di andare a cambiare anche il quadro degli strumenti, quindi quello che vedo qua davanti su quattro diverse grafiche. Ma adesso entro in rotatoria. Ti dico che gli pneumatici hanno la spalla abbastanza bassa, ha un assetto tendenzialmente rigido, giù tutto l'acceleratore in uscita, ha scalato una marcia. Senti che tira fuori il carattere e ti tira fuori bene, cioè dico, il motore c'è, però anche la rotatoria me l'ha tenuta con una marcia che secondo me non era giusta perché mi sembra che abbia tenuto la terza, poi in uscita, ok, ho schiacciato tutto kickdown, ne ha scalate due. Non lo so, non capisce mai benissimo quello che vuoi fare, ma torniamo a bomba, qua la possibilità di andare a personalizzare proprio il cruscotto come ti dicevo prima, e capitolo sospensioni, è rigida.
Ma guarda, è rigida, è più rigida rispetto a quella precedente ed è una cosa che va certamente segnalata. Detto questo, i sedili hanno il pregio di riuscire a mantenere una certa dose di comfort. Io ti dico la verità, ci sono stato fuori con mia moglie che ha accusato un pizzico di nausea, per cui lei mi dice ma perché? Ma perché è morbidona questa macchina? No, è il contrario, perché è bella tosta. Sì, cioè, però è più rigida delle attese. Però questa rigidità fa sì che, pur essendo un po' alta, un po' su, certo. Comunque nelle curve non ondeggi. Si comporta male, cioè il comportamento dinamico a me non è dispiaciuto. Ovvio, sul pavé di Milano entra un po' di rumore e appunto l'assetto è un po' così. Ma anche a te a un certo punto è iniziato a scricchiolare qua la plancia? Perché a me a un certo punto sul pavé... Beh, la plancia flottante è una novità, ma io specialmente... La plancia flottante è praticamente questa roba qua che viene fuori. Esatto, io specialmente, che te lo farò vedere dopo, esatto, le batto contro col ginocchio. Vabbè, questo me lo racconti quando poi... Sì, io ti racconto. Che il sedile è, come dicevi tu, bello contenitivo, bello rigido, l'assetto è un po', diciamo, alla tedesca. Quindi per i lunghi viaggi, secondo me, paga, non è assolutamente male. Capitolo ADAS... Molto bene, sia l'assistente di corsia attivo che ti tiene dentro e che vibra, buono anche l'angolo cieco e anche il cruise control adattivo che arriva fino a zero. Devo dire che da questo punto di vista Renault ha fatto un ottimo lavoro, molto ben tarati e molto ben funzionanti. Per quanto riguarda invece l'infotainment, che si chiama EasyLink, a questo giro non più AirLink, io non ho trovato grande differenza rispetto a prima, c'è CarPlay, c'è Android Auto, anche qua non ha una reattività pazzesca, però è fatto abbastanza bene, connesso, vedi qua il meteo, qua vedi la possibilità di capire come stai guidando. Ma e poi questa schermata, come sempre, bello il fatto che hai tutti gli assistenti che puoi andare a tarare, c'è anche la lettura dei segnali stradali e qua puoi anche configurare i vari utilizzatori della vettura. Ho parlato troppo, metto in sport, ci siamo? Vado. 0 a 100 in 9 secondi. Vado. e rotti, la velocità massima è di 193 orari. Cambia comunque limitatore anche se mettete in manuale, ci mettiamo alla velocità standard, come avete sentito, cioè va, chiudo col freno e frena anche molto bene, molto aggressiva la frenata, ha pinzato bene, ha capito subito che stavamo frenando emergenza e ci ha aiutato, non ho dovuto fare troppo sforzo al pedale per andare a far attivare l'ABS, quindi frenata che mi è piaciuta particolarmente. Sì. Luca, promettimi una cosa. Sì. Adesso facciamo il cambio pilota. Sì. Non mettermi la musica del carosello. Ma invece te la metto. Inventati un'altra musica. No, io carosello ormai siamo così. Mettimi così. Meglio le storie tese. Vabbè, carosello è mio, almeno prendi i diritti, no? Vabbè. Carosello! Ragazzi, siamo partiti, quello che dicevo prima ad Andrea è proprio quello che ha rilevato anche lui, la plancia flottante ha qualche scricchiolio che nel mio caso dipende dal fatto che specialmente nelle curve verso sinistra appoggio magari a volte il ginocchio destro e quindi ovviamente vado a fare una pressione che la plancia non si aspetterebbe. Detto questo, con tutte le sistemazioni manuali del sedile e del volante riesco a trovare la mia posizione di guida. Tu dietro come stai? Naturalmente allora, comodo. Luca, c'è un sacco di spazio, vabbè, io sto sempre comodo, però tu che sei tutto dietro, comunque qua abbiamo una bella spanna, poi abbiamo due prese USB, una presa di corrente, ma soprattutto il divano dietro è flottante, nel senso, cioè flottante, va a poter andare avanti e indietro, come dicevi tu in presentazione, ma va tanto avanti. Io comunque tutto avanti, col sedile del passeggero, altezza 1,60-1,70, comunque ci sto, dietro di te uno non ci starebbe, tutto indietro, cioè veramente tanto spazio in più. Hai notato che finalmente... Ah, provate la retro, perché c'è la retrocamera 360, che su questa categoria non sempre c'è, è abbastanza buona, anche lo stitch, ci sono le linee che si muovono. Hai notato che non ci sono più i pulsantoni plasticosi orrendi per attivare il cruise e il limitatore? Finalmente li ha messi tutti sul volante. Non ci sono più, esatto, è tutto sul volante, un volante che declina uno sterzo abbastanza diretto ed è una cosa che tendenzialmente su questi SUVettini non vediamo, no, di frequente. Però devo dire che alla fine, alla guida di questa Captur, adesso la sparo grossa, sei carico, un po' ti diverti, dai. Ma sì, perché è abbastanza dinamica, ti dico, avesse il cambio un po' più reattivo, un po' più intelligente, devi sempre usarla un po' in manuale, però in manuale alla fine
cioè se è un cambio automatico non è che ci stai a smanettare troppo, però sì, a me di assetto non è dispiaciuta, ci sono anche un sacco di vani, vanetti, spazi, spazietti, buono anche il climatizzatore automatico, io non ho dovuto mai praticamente regolarlo, ma sempre, mi ha sempre convinto, rimane per comandare l'infotainment sempre il satellite, l'hanno fatto un pochino più piccolo, un pochino più moderno. A me non fa impazzire, questione di gusti, probabilmente se hai avuto una Renault di una vita sei abituato ad avere il satellite lì, quindi diciamo va anche un po' bene così. Sono d'accordo con te, per quanto riguarda invece le plastiche utilizzate per costruire la plancia, abbiamo già detto della plancia, in generale oltre al nostro display centrale abbiamo un'alternanza tra materiali satinati e invece una plastica con una trama che ormai abbiamo già visto. Riprende soprattutto la palpebra che è sopra il quadro strumenti, la nervatura, ecco, sentito il vomitino quando si è partito? Sì, è accelerato, ha dato proprio il colpettino. Sì, si è dato un po' il colpettino, per cui deve essere bello dolce dolce. In generale dicevo riprendere le nervature del cofano che abbiamo visto in fase di presentazione. Ti voglio chiedere se anche tu hai notato una cosa. Dai. La luminosità del cruscotto è legata al sensore crepuscolare che accende e spegne automaticamente i fari, che comunque fanno una buona luce. Però quando entriamo in galleria, ok, si accendono i fari e si abbassa la luminosità, tipica su situazioni di giorno. Stai facendo la prova del 40-50? Sì, qui però ha cambiato, per cui posso anche pensare di andare al 40. Beh, però sono in seconda. Ma sei in seconda. No, in seconda vengo. Puoi provare a fare, dai, falla là sulla frettona. Faccio sulla più... Stai dicendo che quando esci il crepuscolare non è così veloce a ridarti luminosità, ci mette quei 20 secondi e mi rimane il cruscotto scuro e quindi non vedo nulla. Ti è capitato anche a te? Sì, onestamente sì. Intanto sto salendo a 50. Ma no, ma la coppia c'è, dai. Il motore, te l'ho detto, il motore c'è. Ci sono quelle piccole cosettine che mi fanno girare le balle, perché uscendo dal tunnel non vedo più niente lì davanti per 30 secondi, mi dà un po' fastidio. 13 in città, 15 in autostrada e 20 intorno ai 110, mi ricordo bene? Sì, non è male come consumo, diciamo, nella media di benzina con questa motorizzazione, questo peso. Vuol dire i prezzi? Allora, 17.950 il prezzo d'accesso, la nostra costa circa 25. Tra l'altro in questo periodo Renault, per la ripartenza post-Covid, sta proponendo 6 rate, quindi se fate finanziamento 6 rate saranno da 1 euro anziché da 189, diciamo le prime 4 e le ultime 2, e il quantitativo, cioè scusate, la somma totale, che è intorno ai 190 euro a rata, sarà devoluta alla protezione civile, per cui comunque un'iniziativa interessante che ci piace raccontare. Lodevole. Allora, io avrei preso il cruscotto completamente digitale, perché così è un po' un voglio ma non posso, c'è cioè la parte centrale digitale, poi indicatore della temperatura, del carburante, un po' analogici, un po' grossi, un po'... L'ho trovato un po', forse, passami il termine, plasticosa, sarà quel corpo centrale che scricchiola, sarà un po' i materiali, cioè è un fil rouge sulle vetture anche di altri brand di questa categoria, un po' più cura nel dettaglio, ecco, perché siccome ci siamo come tecnologia, perché ce n'è tanta, ADAS funziona bene, anche il tablettone lì davanti, CarPlay, Android Auto, un filo più di cura nel dettaglio, visto che anche il design esterno c'è, e ma forse anche nel setup, ripeto, del cambio, sarebbe una macchina che a me sarebbe piaciuta molto di più, così mi è piaciucchiata. A me non è dispiaciuta, soprattutto complice il fatto che puoi scorrere sul divano posteriore, come hai già fatto vedere, comunque dietro hai la possibilità di ricaricare, quindi cioè, di goderti dell'aria condizionata. Ti racconto una cosa, Boris. Questo è il retaggio di anni e anni e anni fa, quando Renault sulla Twingo mise, mi sembra per la prima volta, questo sedile scorrevole. Lo so perché ce l'ho, la Twingo fumettosa, la vera Twingo, quella di adesso non era Twingo, quella era fantastica, era un nuovo con un sacco di spazio dentro, una faccia fumettosa e i sedili si abbattevano tutti completamente, cioè davanti, dietro, portare dietro il sedile, era fantastica. Cioè, ci stai raccontando le tue fughe d'amore sulla Twingo, diciamo, non ci interessa. Fantastica. Anzi, caliamo un pelo pietoso perché veramente non si può sentire. Ciao ragazzi, commentate qui sotto come sempre su tutti i canali che Automoto vi mette a disposizione. Se mi volete chiedere dove mi sono procurato questo fantastico collo che mi fa la copri mascherina con il logo di Automoto, chiedetemelo, tanto non vi rispondo perché non lo so. Ciao ragazzi.